5, 6, 7, 8, 9, oh! Hai visto che sleffa? Alla settima ripresa si è sgonfiata come un palloncino. Bravo Masetto! Masetto Tonelli batte Alfredo Rocchetti per fuori combattimento! Siete voi l'allenatore di Masetto? Io. Tuo padre. Bravo. Va a partire la doccia. Masetto ha vinto mica perché è più forte dei Rocchetti, perché ha più tecnica, e questo lo deve a suo padre. Viene o non viene questo campione? Ma se non lo sa neanche che l'aspettiamo. Tanto di qui deve passare, non c'è che una porta. Sì, ma potrebbe uscire anche alle due. Ich will tanzen. Ich will tanzen. Del resto si sta così freschi qui. Potevi andarla a chiamare, Sandro. Scusa, ma è soltanto un quarto d'ora che aspettiamo. Ma Sandro, non capisci proprio niente. Con un temperamento come quello di Renata... Cretino. Un quarto d'ora è un'eternità. Mi è stato possibile stringere la mano di Masetto ed esprimergli le mie devozioni. Roba da pazzi di questi tifoidi, non puoi immaginare le urtate che mi hanno dato. L'immagino. Bel colpo, eh? Al settimo round, non ti aspettavi la verità. Che apoteosi. Sì, certo. O intendiamoci, doveva finire così, eh? Ma sai, l'altro è duro, conosce il mestiere. Masetto a 20 anni non può avere quelle malizie. Altro che malizie, hai visto come l'ha sfiaccato? Va là, conosce la sua professione. Del resto è tua prole, tanto basta. Che anche tu ai tuoi tempi, senza tanti reclami e filetti sui giornali rosa, le tue battaglie le hai vinte lo stesso. Se il ragazzo non ti avesse avuto... Masetto è come me. Il pugilato ce l'ha nel sangue. Forse perché quella povera donna di sua madre ne aveva l'incubo fin da quando era incinta di lui. Figurati, aveva paura che tornassi a casa conciato in malo modo. Rumoletto, sta attento. Rumoletto, fa piano. Rumoletto, dagli un taglio. Pretendevo che facessi la boxe come una signorina. Non capivo, Già perché a quei tempi le donne al pugilato non ci andavano. Se avesse assistito ad un incontro sarebbe svenuto. Donne di altri tempi. Le ragazze d'oggi se ti vedono con un occhio gonfio ci ridono. E se ti risenti ti gonfiano anche l'altro. Andiamo, Masetto. C'è il cavaliere che ti vuol salutare. Eccomi, papà. Oi, Masetto. Ci siamo anche noi. Scusate, Cavaliere, andiamo a aspettarlo fuori, all'aria libera. Lasciamo che saluti gli amici, per il padre c'è sempre tempo. Buongiorno, signor Romolo. Auguri. Cavaliere. Comodi. Salute, ragazzi. Ciao, Masetto. Bravo. E adesso forza, per il campionato. Oh, guarda, ho visto Sandro. Era in sala con delle belle donnine. Al solito. Ti aspettano, perché vogliono congratularsi con te. Buon divertimento. Grazie. Masetto, non ti far confondere, eh? Non dubitare, c'è l'ordinato. Ecco Masetto! Buonanotte, Masetto! Addio, campione! Addio, Masetto! Masetto, lasciami dire, questo... Masetto! Alessandro. Vai a salutare. Scusate. Sandro Busatti, è stato un buon centroattacco. E adesso attacca con le donne. Sandro si diverte, ma è furbo. Non si rovina. Masetto è giovane, bisogna stare vigili. Che mica pericolo. No, non insiste, Alessandro. Ti ringrazio tanto, sarei venuto volentieri, ma questa sera è impossibile. Devo restare con papà. Allora fate buona nanna. Hai ragione, stasera devi restare con tuo padre, se lo merita. Ciao. Ci vedremo domani, alla piscina. Bravo. Ecco Masetto, lo vedete? È inattaccabile. Volevano che andassi con loro. Potevi andare. No. Masetto, lasciami Masetto. Dire. Pistoletta. Ti ho veduto, sai. Bravo Masetto. Ti è piaciuto? Accidenti, che diretto. Ma cosa hai fatto all'occhio?
Ci vai domani alla palestra? Sì. Me lo insegni quel colpo? Ho capito, te lo insegnerò. Ma adesso vattene a letto. Vasetto, lasciami dire... Buonasera, cavaliere. Ci vediamo domani in negozio. Te lo dico io, se Rocchetti non andava giù... stava su. Perché? Se c'era un altro round se lo giocava. Tonelli non c'aveva più fiato, te lo dico io. Ma per carità, ma Tonelli c'ha fiato e picchia duro. Tutto quello che vuoi, però se deve fa, perché è ancora un principiante, te lo dico io. Vasetto perde. Quanto è vero che mi chiamo Sardella? Come temo? E scommetto. Con Sardella. Con Sardella. Come temo? È andata bene? Altro che bene. Fuori in combattimento al settimo round. Figurati Romoletto. E chi lo tiene più? Qui come va? Non c'è male. Oh, guarda che Sardella ha preso due tamarindi e non ha pagato, eh? Segna. Segna? E dove? Rocchetti e Radesio. Masetto se li mangia tutti e due. Ah, povero scemo, si vede che non lo conosci Radesio. Quello lo mette a terra al terzo round. Scommettiamo? Oh, ma che scommettiamo? Aveva zitto. Scusa, ma... Invece di scommette, magari da Marini. Ma su Luigi. Ma che su Luigi, mi tocca comprare un altro libro mastro per te. Vabbè, lasciami scommettere che poi io te li faccio. Io mi sono stufato. Senti, senti, quello dice che Masetto metterà a terra Radesio. Te li immagini con tutta la classe che c'ha Radesio, ma ce ne vogliono 40 di Masetti per Radesio. O un tamarindo. Lascia stare, te può far male. Io e te finimo su ringhe. Un bicchiere d'acqua. Cavaliere. Sì, addio Gigetto. Non giri al match? Come no, vi pare. Hai visto? E ho sentito pure, che colpo! È stato un diretto tecnico e plastico, alta classe. Romoletto sa il fatto suo. Signora Giulia, i miei rispetti. Siete contenta stasera, eh? Sì, ma non ne posso più. Eppure voi volete bene a Masetto? Sì, gli voglio bene, ma ogni volta che succede un affare del genere, o che la Lazio perde, o che la Roma vince, o che un ciclista cade e si fa male, vi fanno una musica. Come te, no? Te lo dico io! Senti! Roba da pazzi, questi tifoidi! E Masetto Tonelli, quello che ha messo fuori combattimento Rocchetti. Che colpo! Bravo Masetto! Forza campione! Sei contento, papà? Non è andata mica male, eh. Anna è ancora sveglia. Non avrà sonno. Piano, papà. Svegli la mamma. Perché tu credi che dorma? Vai alla piscina domani? Sì. Ti verrò a prendere. Vai a dormire. Buonanotte, papà. Che c'è? T'ho svegliata, eh? E Masetto? Gli hanno spaccato la testa. Romolo! Ma scusa, io sono ritornato sempre con la testa sul collo. Eppure ne ho presi di cazzotti. Masetto è così ragazzo. Masetto l'è più furbo di me, non dubitare. E com'è andata? E come doveva andare? Ha vinto, l'ha buttato fuori combattimento. Si vede che è un bravo ragazzo. Invece di venire con noi... Ha preferito restare col papà, eh? Tu queste cose non le capisci, sei un cinico. Sì, io sono un cinico. Ma tu avresti preferito che Masetto fosse qui con noi. Del resto, è un bravo ragazzo. Sano, forte. E se ci riesci, sei la prima. Interessante, no?
Dio, mi hai fatto paura, sembri un fantasma. Cos'è, sta male? Ma che male, un accidente. Passavo, ho visto la luce accesa, sono entrato a spegnerla. So io che la sei di conti pago alla fine del mese. Andiamo, va, se no svegliamo il ragazzo. È stato un bel mezzo, sai? Dobbiamo essere contenti. Sembra un leone. Esportazioni. Una popolare. Un pacchetto Macedonia. Tre francobolli da 25. Buongiorno, Romolo. Colonnello. Virginia. Ti pagherò domani, non ho spiccioli. Prego, colonnello. Anna. Anna. Signor Romolo, datemi un pacco di sale. È andata bene? Altro che bene. Sei contenta, eh? Ho sentito la radio. Alla fine del match tutti gridavano: viva Masetto! Sei andato a dormire tardi ieri sera, eh? Hai spento la luce quando noi siamo rientrati. Di la verità. Romolo, hai letto? Che articolo! Tre colonne granitiche e non hanno dimenticato di nominare il tuo nome. Roba passata la mia. Il mondo dei giovani, quelli d'oggi, altra razza. Già, forse perché oggi sono tutti forti, tutti sportivi. Ai miei tempi un boxer erano di quelli che quando ti passavano vicino ti sentivi dire: vedi, quello lì è un boxer. Come ti avessero detto: vedi, quello lì è un fanfarone. E a me, quando facevi il corridoio in bicicletta, ogni volta che tornavo a casa il portiere mi diceva sempre: non vi siete rotto la testa? Beh, lasciamo andare, dammi un sigaro. Biondo. Buongiorno, signor Romolo. Ciao, Anna. Chi è? Una milanese. Anche lei? Milà e Pepe. Pepe, carina. Non è roba per noi, cavaliere. Chi lo sa? L'è innamorata di un boxer. Ma sei tu? Indovinato. E lui? Le vuol bene così, perché sa che è una brava ragazza. Ma come si può voler bene ad un amico? Già, la gioventù non sa valorizzare certi valori. E quando si ha una certa età e si ha l'esatta congiunzione delle cose... Bisogna accontentarsi di un buon sigaro. Già. È curioso, ma è così. Ah, finalmente. Hai dormito bene questa mattina, eh? Ho dovuto mettere in ordine un po' la casa, se non ci penso io. Ogni buona massaia ha le sue sanzioni. Anch'io il mio masetto. E se gli mancassi io? Romolo. Romolo. Adesso non ti metterai mica a piangere, eh? Cosa vuoi farci? Ci vuol pazienza, ma è così. Masetto ha bisogno di me. Ma certamente anche la madre. Niente, niente. Senza di me quel ragazzo è finito. E mica perché gli insegno a fare cazzotti, eh? No, perché non capisci che me... Andiamo, cavaliere. Tardi e Masetto mi aspetta in piscina. Torniamo alla mezza, eh? Mi raccomando, la bistecca per Masetto. Scusami, sei Romolo, se mi permetto farti delle osservazioni, ma tu con tua moglie sei troppo gelido, anzi, come direi, glaciale. Io? Ma neanche per sogno. Ma perché? Perché anche la madre ha i suoi diritti filiali. Sì, ma è un'altra cosa. Le donne non capiscono un H. Arrivederci, cavalieri. Ci vediamo oggi al caffè, per la scopa. Che darò la rivincita. Ciao, Romolo.
guardalo. Ti sei fissata con il tuo boxer? Ecco, adesso sali sul trampolino. Guardalo. Bel tu. Ha uno stile. È perfetto. Poi quello che mi interessa di quel ragazzo. Lo trovi interessante? A me sembra stupido. No, è interessantissimo. Renata! Oh, è Giorgio. Vieni al bar? Io vado. Avevo pregato Giorgio. Ho capito. Giorgio ti aiuta. È un amico. Vieni? No. Ciao. Ti raccomando l'allievo. Non dubitare. No, 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 senti, io non ne posso più. Quella è da questa mattina alle 7 che mi telefona. Ora mi dici che colpa ne ho io se tu sei un fatalone. E piantala. E poi per quello che ti costa, scusa, del resto è anche una bella donnina. Ah, per te sono tutte belle. No, 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 Renata è una gran bella ragazza. Eh? Non è vero? Che c'è? È vero che sei una bella ragazza. Oddio, non sono un mostro. Masetto è un bel ragazzo. Andiamo al bar, vi offrite un aperitivo? Con piacere. A quest'ora non ci sarà papà che vi aspetta. Masetto! Papà. Buongiorno, signor Romolo. Permesso? Torno subito. Prego. È una distinta. Ci vuol pazienza. Andiamo al bar? No, aspettiamo un Masetto. Sai, dopo il bagno viene un certo appetito. Hai fatto ginnastica? Sì. Nuoto? Sì. Benone, vai a vestire. Sì, ma prima devo offrire un aperitivo a quella signorina. Ai, 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 ai. Tu non devi bere aperitivi? Non dubitare, vuoi venire? No, vai, ti aspetto qua. È andata bene, papà gli ha dato il permesso. E come corre? Buon segno. Scusate. Niente. Vi vuole molto bene papà, eh? Sì, ma anch'io gliene voglio. Giorgio, impara. Ma cosa devo imparare? Mi tratti sempre come se fossi un delinquente. Io non ho che un solo difetto, ed è di voler troppo bene. A tutte. Già, anche a te, che non lo meriti. Di, Radesio, guarda un po' chi c'è. Masetto. Quello se ti vede scappa, come temo? Masetto con una donna, strano. E avanti, prendilo un po' in giro, ma non lo vedi che aria che si dà? Un americano. E voi? Una spremuta di limone. Impara. È giusto. Sono una viziosa. Oh, una birra e tre panini. Campione, tu non bevi? Dici a me? Già, sei tu l'uomo del giorno. Ti confesso che ho talmente paura di battermi con te che sto quasi pensando di dichiarare forfè. Fallo, mi risparmierai una fatica. Sei offeso? Io? Dovrei ringraziarti. Chissà se mi ringrazierai tra pochi giorni. Adesso scappa, come temo. Non ci si ringrazia nel nostro mestiere. Sei nervoso, Radesio? Ragazzo, un rabarbaro al signore. Grazie, campione. Lo prendo volentieri. Sei tu che offri, no? Certo. Tu non bevi? Non ho sete. Pure credevo che tuo padre fosse venuto a portarti il biberon. Oh, il biberon. Fa' attenzione che fra qualche tempo dovrai prenderlo tu il biberon. E perché? Potresti trovare qualcuno che ti butta giù quei quattro denti che ti sono rimasti. Ciao, Radesio. Addio, Busatti. Oh, è tardi, bisogna andare. Addio, campione. Grazie dell'augurio, farò del mio meglio. Quant'è? No, lascia stare, ci penso io. Scusate. Andiamo, papà ti aspetta. Ci mancava Radesio. Hai una disdetta con quel ragazzo. Non fai che mangiarmi, fai una rabbia. Masetto! Oh, Masetto, è l'una. Non hai fame oggi? Cos'hai? Ho visto Radesio. Dove? Là, nel bar. Ha voluto fare dello spirito. Che ha detto? Che darà forte. E perché? Scherzava, papà. Ah, scherzava. Lo faceva per impressionarti, per dirsi me. E noi lo metteremo fuori combattimento. Che sleppo. Ti ho fatto male? No, no, dai, dai, sinistro. Sinistro. Uno, due. Opla, via.
Vai. Via, uno, due. Uno, due, via. Via, dai. Ministro. Forza, dai, aggressivo devi essere. Bene. Sandro. Come va? Benissimo. Papà? È andato in sala a dare un'occhiatina al pubblico. È un po' nervoso. E tu? Sono calmissimo. Stai attento. L'Adesio è un tipaccio. Ma no. E sarebbe anche capace a cose sleali. Lo terrò d'occhio. Che c'è, Sandro? Nulla, signor Romolo. Mi stava dicendo che l'Adesio è in gran forma. E tu no, forse? Guarda che lui cercherà di impressionarlo. È il suo sistema. Ma noi staremo calmi e tranquilli. Così lo batteremo. Te capì? Lo devi buttare giù alla terza ripresa. Tu sei forte, ma lui è giovane ed ha più fiato. Stai tranquillo, so io come devo regolarmi. Serafim aveva un sipulo, suonava tanto ben, che qualche guerra di volo faceva venire seren. Serafim sapessi lì, mi se fosse fuori. Serafim sapessi lì, Serafim se fuori mi. Pronto, il signore è servito. Giaccone deve aver avuto la peggio. Tonelli! Eccomi! Credevo toccasse a me. Signor Romolo, questa sera il campione lo deve lasciare agli amici. Al campione d'Italia darò il permesso. Piantala, bravo! E tu di box non ne capisci un accidente, non ne capisci. Alla terza ripresa va a terra, scommettevo. E piantala, le scommette! Oh, su Luigi, non ho mai coordinato niente, eh? Sì, ma Portighella, guarda, se perderà Adesio, t'abbono tutti gli tamarindi e te ne pago uno stasera. E allora ho paura che non bevo. Adesio, campione d'Italia pesi medio leggeri, contro Masetto Tonelli, fidante al titolo. Combattimento in 12 riprese. Radesio attacca fulmineo Tonelli. Ecco, un diretto è stato triplicato sul mento di Masetto. Questi appare sorpreso, reagisce. Radesio raddoppia. Ma che cosa fa Masetto che si lascia sorprendere così spesso? Rinata è già al suo posto.
presa proprio sul serio. Stasera ci divertiremo. Ha preparato un ricco banchetto per il campione. Strano, Renata è una donnina fine. Si è lasciata conquistare dai pugni. Non capisco. È già finito? No, è soltanto la prima ripresa. Ce ne sono 12. Ah, la storia è lunga. Io non ne capisco niente di boxe. Ora ti spiego. Calma, eh. E attenta allo stomaco. Non gli dar tregua, attacca. Ma scusa, cara, che colpa ne ho io? Agilità. Ricordati, alla terza ripresa non ha più fiato. Hai visto com'è aggressivo l'Adesio? Gliel'ha giurata. Buttato. Non lo risparmiare. A su Luigi, addio tamarindo. Il prossimo riassetato. Iettatore. Ho paura che Renata debba accompagnarlo all'ospedale. Povero ragazzo, mi fa pena. E quello è il padre? Già. Bella canaglia. Doveva saperlo che suo figlio non era all'altezza di battersi con quello lì. È più debole. Anch'io che non me ne intendo l'ho capito subito. Certo, credevo tutt'altro. Dopo quello che mi avevi raccontato. Oh, adesso non te la piglierai mica con me. Picchia sodora, Adesio, che così c'è chi finisce di patire. Sì, quando lo finirai di fare lo spirito del cretino. E non vi arrabbiate, cavaliere, non è mica colpa vostra se Adesio picchia forte. Se Adesio picchia forte di crocrio. Io di crocrio, un accidente. Radesio è ancora la tigre delle prime riprese, ma adesso tenta a reagire e si incontra però in un diretto al fegato. Uno, due, ancora il corpo, ma alza le braccia, che fai? Signori ascoltatori, scusatemi, il combattimento prende anche noi. C'è qui sul quadrato un uomo che attacca feroce...
Signorina Anna! Signorina Anna! Signora, avete sentito? Scusate, aprite la radio, voglio sentire. Ve ne prego, il mio masetto. Presto, per carità. Masetto, ma che fa? A quest'ora dovrebbe essere finito. È l'ultima volta che te lo dico. Sei un idiota. Comincia a perdere fiato. Io me ne vado. Sì, sì, è meglio andare al cinematografo a vedere il pugilato. Almeno uno sa già chi vince. Ma anche qui stai. Povero Masetto. Povero Romoletto. È finito. Forza Radesio, che l'uomo è tuo! Senti, Gigetto, al primo tamarindo che prende mettici dentro un po' di... Verrebbe voglia di saltare sul ring, lo finirei io. Non ha più fiato, non lo vedi? Che hai, paura? Che spettacolo triste. Andrà a monte anche il banchetto. Peccato. Io chi prenderei a schiaffi è quel delinquente del padre. Taccalo, insisti con diretti di sinistra e finiscilo col destro. È una vergogna. Non ti conosco più. L'occhio non gli fa tanto male. Masetto, vince. Masetto, 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 Masetto. Vogliono tutti bene al mio masetto. Sì.
ragazzi, ma adesso andate. Che sta male? Chi, Masetto? Mi fate ridere, levatevi dai piedi, vi ho detto. Vogliamo il campione! Vogliamo Masetto! Masetto. Accidenti. La colpa è mia. Masetto. Papà, ho vinto. Sì, sì, hai vinto. Abbiamo vinto. E che ho fatto io? Ti ho detto soltanto delle cattive parole. Ma non le pensavo mica, sai. Non volevo che perdessi, ecco. Mi fa male l'occhio. Mi brucia. Sciocchezze. Viene il dottore? Non facciamo la femminuccia, eh? Verrà. Dovrebbe essere già qui. Cosa fa, non so. Eccolo! Sei solo? Sì, sono solo. Che, sta male? Oh, le brucia un po' l'occhio. Il dottore viene o non viene? È da Radesio. Permesso? Come va? L'occhio, dottore. Vediamo. Ai. Nulla di grave. È questione di mettere un paio di grappette. Va bene. Su, coraggio. No, è meglio andare all'ospedale. Intanto fermiamo un po' il sangue, eh? Io vado. C'è tutta la comitiva che aspetta. Oh, non dire niente dell'ospedale, eh? Il pubblico non deve mai sapere. Non dubitate. Troverò io una scusa. Masetto ha terminato il suo match di box e io sto facendo quello dell'appetito. Fame? Non ne posso più. Speriamo che tu non ci faccia trovare soltanto dei fiori e delle essenze di profumi. Non dubitare, ti sfamerai. Eh sì, perché mentre tu sarai occupata col tuo Masetto, noi dovremo fare qualche cosa. C'è del pollo? Sì. Ecco, rosicchieremo. Oh, ecco Sandro. Solo? Masetto non può venire. Come? Si scusa tanto, ma è stato costretto. Deve andare. La presidenza, sapete, in questi casi non ci si può ricusare. E allora andiamo a dormire. A dormire un corno. Andiamo a mangiare. Io ho fame. Masetto, aspettaci qua un momento. Andiamo a prendere un taxi. Radesio, non ci siamo dati neanche la mano. Già. Non dobbiamo essere nemici. Là sul ring è un'altra cosa. Ma qui tra di noi non è bello. Certo, ma è la gente che ci fa litigare con tutte quelle chiacchiere. Andiamo, Masetto! L'auto è giù alla porta! Il dottore ci attende! Arrivederci, Radesio. Ciao, Masetto. Andate sempre così in fretta quando passeggiate? Io non passeggio, mi alleno. Lo so. Eva Reni, un'amica di Sandro. Ah, Sandro. È lui che mi ha detto, Masetto si allena tutte le mattine al Foro Mussolini. Ed io sono qui. E Renata non viene a tenervi compagnia? No. La vedete spesso? L'altro ieri siamo stati insieme a Doppia, anche con Sandro e Giorgio. Soli? Mai. No, perché? Così. Credevo. Mi ha invitato una sera in casa sua, ma io non ci sono andato. Ah, siete scortese. Io quando mi alleno non vado nemmeno con gli amici. Bravo. Vi ho visto sul ring, nel vostro ultimo match con Radesio. Bravo, Masetto.
È stato un incontro un po' duro. Sì, ho sofferto per voi quella sera. Ma poi avete avuto una ripresa formidabile. Si vede che avete della volontà. Vi piace la box? Sì, me l'insegnate. Voi? Perché? Ho della forza, sapete. Sentite. Se ridete mi smontate. Avete finito il vostro allenamento? Sì, ho i miei segretari che mi aspettano. Dove? Là, dietro la siepe. Fanno la guardia al mio guardaroba. Allora andiamo, vestitevi, poi vi accompagno a casa. Ma... Non volete? Sì, grazie. Montate, su. Arrivederci ragazzi, ci vediamo domattina. Ma chi è? Una donna con l'automobile. Buongiorno, e Masetto ha fame e non vuole aspettare. Come va il nostro campione? Si riposa? È anche giusto, no? Si riposa. Alle 7 corsa a piedi, alle 8 punching ball, alle 9 ginnastica, alle 10 massaggi e poi... Finirà per ammalarsi quel povero figliolo. Va a buttar giù la pasta, ti ho detto. Vuol sempre mettere il naso in cose che non la riguardano. Psicosi materna. Nessuno sa cosa vuol dire guadagnarsi un titolo. Chi? Quando mi hanno fatto cavaliere? Non scherziamo. Masetto deve portare il suo nome all'estero. Ormai è campione d'Italia, dovrà diventare campione d'Europa. La vita del boxeur è breve. Bisogna approfittare del momento buono. Esatto. Allora siamo intesi. Domattina alle 9 mi viene a prendere, poi andiamo da Masetto e via al castello. E ci sarà anche il principe? Certamente. Ho organizzato tutto io. Il principe è contentissimo. Oh, ma si mangia, eh? Un bel pranzo. Principesco. Domattina alle 9. Precise. Sì, via, su. Ha telefonato nessuno? No, signora. Vai, vai pure. Soltanto la De Gasperi avverte la signora che i due abiti da sera saranno pronti giovedì. Il signor Cagli ha telefonato e dice che sarà difficilissimo incastonare il rubino a quell'anello. Il parrucchiere non potrà venire prima delle 4. La signorina Geri vuol sapere se va a fare il bricio a casa sua. La signora Mary l'attende per il poker. Le mie amiche sono così viziose. No, no, per oggi niente gioco. Ah, ha telefonato Milano, ma ho risposto che non eravate in casa. Va bene, va bene. Volete un cocktail? Non so, io non bevo. Ve lo preparerò io stessa, leggero. Sono bravissima, sapete? Masetto, non volete restare a colazione? No, grazie, non posso. Mi aspettano a casa. Romolo, la minestra è pronta. Va bene. Bisogna aspettare Masetto. Buon pranzo, signora. Grazie, cavaliere. Al vostro prossimo incontro. Scusate. Pronto? Ah, sei tu. Come va? Dal principe? Ma brava, hai dell'immaginazione. Voglio vedere se mi riesce di conquistare il mio atleta. Tra le piante grasse e i salici piangenti. Certo, il posto è suggestivo. Se conosco il castello? No, ma lo descrivi così bene che mi pare di vederlo. Ridi, hai ragione. Ma cosa vuoi, la notte non ci dormo. È ridicolo, ma è così. È un capriccio. Tu forse non capisci. No, ti capisco benissimo. Sono cose che capitano. Così, quando uno meno se le aspetta. Vieni anche tu, ti divertirai.
Il principe è gentilissimo. Ci sarà anche Sandro, Giorgio. Non dubitare. Grazie. A domani. Renata. Cosa voleva? Domani mattina verrà a prendervi con Giorgio per andare al castello del principe Righi. Passerete una bellissima giornata. Ma io non ci vado. Verrò anch'io. Mi raccomando, Antonio. Per oggi bisogna dimenticare i nostri anni. Eccellenza, farò il mio possibile. Questi ragazzi non devono accorgersi che siamo vecchi. Mi raccomando. Dunque, in gamba. Masetto. Giorgio! Ah! Vieni, Giorgio! C'è Renata che ti vuol parlare. Che cos'hai, Renatina? Giorgio, me lo fai un piacere? Sì,
Vattene. Me ne vado. Resta. Resto. Cosa vuoi fare? Ci vuole pazienza, non capisce niente. Avrà dei bei muscoli ma cervello... Già, io non capisco. Ho conosciuto tante ragazze senza muscoli e mi sono trovato benissimo. Una donnina come te... Già, bisogna avere dell'immaginazione per apprezzare il bello. E a me piace tutto quello che è bello. E tutto quello che è buono. E lo desidero ardentemente. Ma io ho pazienza. E sono certo che suonerà la mia ora. In campagna sotto il sole d'oro, quante coppie parlano d'amor. D'amor. E di baci d'armonia gentile si diffonde nel precedente d'aprile. Cici, baci. Come rondini si inseguono, le coppie cantano mentre fioriscono i nuovi amori. Gemme sugli altri cuori. No. In campagna sotto il cielo blu, come dolce dirsi a tu per tu. T'amo e sempre di più. Il ruscello come serpe d'oro sfolgora correndo verso il mare. La sua vecchia canzone nei cuori è un invito a sognare, verso il sogno va la barca d'amore. Quando suona la campana, il pranzo è in tavola. Chi lo sa, adesso pensiamo a mangiare. Ma Masetto! Eva! Masetto! Eva! Oh! Giorgio. Eh? Andiamo. Dove? Via. Adesso, impossibile. Giorgio, cerca di evitare uno scandalo. Su, presto. No, ma questa è una barbarie. Passano gli anni, ma è sempre la stessa storia. Ragazzi, buon appetito. Grazie. Romolo, la minestra è pronta. Oggi siamo soli. Masetto non c'è. È andato a fare una gita. Non so dove, con Sandro. Sì, sì, con Sandro. Cosa pensi adesso? Io? Niente. Del resto io sarei contento
che Masetto cominciasse a pensare un po', perché ho un progettino. E quando mi fico nella testa una cosa, volevo che diventasse campione d'Italia, lo è. Campione d'Europa, lo sarà. E poi, ci farebbe tanto piacere, vero? Romolo, la minestra ti fredda. E lasciala freddare. Sai qual è il più gran guaio per un uomo? Avere moglie. Buon appetito. Grazie. Che fai, non mangi? Stavo parlando con Anna. Ah, c'era Anna? Che brava ragazza che è. E poi è così carina. Se fossi libero me la sposerei. Poveretta. Come poveretta? Sono una canaglia io. Buona questa minestra. Meno male. Strano. È la prima volta che mangiamo senza Masetto. No, è la seconda volta. Quando vi invitarono quelli della società sportiva a Reno e tu non ci andasti. Già, non ci andai. 3 anni fa. Accidenti, che memoria che hai. Sempre con te, solo con te, voglio passare la mia vita. Per te gioir, con te soffrir, nel dolce sogno che invita. Io sono il grande amore che hai sognato. Io sono la donna che aspettavi tu. Sempre con te, solo per te, sono i miei baci d'amore. Dimmi anche tu. Signora. Sempre più mi porterai. Signora. Che c'è? Al telefono c'è Milano. E cosa hai risposto? Ho dovuto dire che siete in casa. Scusate un momento. Quanti bei sogni e quante fantasie. Quante speranze belle sorgono. Mi ha fatto 1000 domande e non sapevo più che cosa rispondere. Ho detto che da 2 giorni non uscite e che non state troppo bene. Pronto? Sì, dormivo. Oh, niente di grave. Partite. Per Londra. Come? Contenta. No, mi fa piacere che andiate a concludere dei buoni affari. Sì, ti voglio bene. Mia zia parlerebbe per delle ore intiere. È sola a Milano, non avendo niente da fare, mi telefona ogni momento. Scusa, Masetto, per questa volta. Perdoniamola. Vai a dormire. Cosa fai lì in piedi? Ma cosa sarà successo? Cosa vuoi che sia successo? Siamo dei bei tipi noi due. Crediamo a Masetto sempre un bambino. Ma non l'ha mai fatto. Stai fuori tutto il giorno e la notte. E adesso comincia a farlo. Ed è nel suo pieno diritto. Solamente poteva avvertirci, ecco. Forse chissà. Sarà andato con Sandro. È la prima volta che siamo qui ad aspettarlo. Ci abitueremo, ma non pensare a disgrazie, perché non è successo niente. E quando ritorna, cito come nulla fosse stato. Eccolo! Ti butto giù la chiave!
Dammi la chiave. Fai presto. Dove l'hai messa? Beh, era qui. E adesso è sparita? Ah, eccola. Vai a letto, vai a letto. Rosetto, vieni. Ti ho fatto aspettare? No, stavo leggendo il giornale. E la mamma? Dorme da un pezzo. Sei stato con Sandro? Sì. Bravo. Sei stanco, eh? Vattene a letto. Buonanotte, papà. Cavallo non è Omero, è Brunetto. Ed Omero qual è? Il numero 4, quello laggiù, ultimo. Tu, cosa mi avevi detto? Che quello era Omero? Sai, i cavalli hanno tutti 4 gambe. Ma quello ha le gambe di legno, non lo vedi? Ti aspetto qui. Eva. Roberto. Come va? Benissimo. E lui? È qui con me. Allora è una cosa seria. Più di quello che potevo immaginare. È curioso. Proprio tu, Eva. Per un ragazzo così, un boxer. Il boxer non ha importanza, il ragazzo sì. È proprio per questo che gli voglio bene. Sei crudele. Va là a non scherzare, tu rimarrai sempre il mio buon amico. Almeno spero. Sempre. Masetto, ti presento Roberto Franchi, Tonelli. Ah, hai vinto? Sì. Curioso. Già. E ti fermi a Roma? No, vado a Cortina. Allora ci vedremo, sarò anch'io là per il mese di dicembre. Si svolgeranno delle interessantissime gare di bob. Ti vedrò con grande piacere. Tanti auguri, Eva. Signorina, cosa avete fatto? In 10 righe ci sono 4 errori. Qui avete scritto 2 volte la stessa parola. Io non so più cosa pensare di voi. Voi che eravate la migliore. Cosa avete? Niente. Date, la ricopio subito. Mi raccomando che non accada più, sennò sarei costretto a... Scusate, non accadrà più. Sono passato al caffè, mi hanno detto che eri qui e credevo... No, lui ha altro da fare. Non si allena più. Chi l'avrebbe detto? Sta fuori tutto il giorno. La notte non si sa più a che ora rientri. E a me non riesce a dormire. Al mattino si alza tardi, si lava, si fa la barba e non ti dico come tratta quella povera donna di sua madre.
non pensa più a nulla e si mangia quei 4 soldi che aveva da parte. Ma come andrà a finire? Beh, non bisogna esagerare. Tutto questo rientra nella psicologia del ragazzo. Si incontra con una donna più adultera di lui e paffete ci piomba dentro. È la parafrasi della vita, caro mio. Già, dai. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. Dai, sinistra gira. Vai ad aprire il negozio. Qui ci resto io. Devo parlargli. Cerca di essere calmo, tanto. Vai, vai. So io quello che devo fare. Andiamo a fare un po' a pugni stamattina. Io a pugni non ci faccio più. Tu scherzi, vero? Masetto, guardi in faccia tuo padre. No, non scherzo. Anzi, volevo dirti che questa sera parto e starò fuori una 15ina di giorni. Vai fuori con quella bionda, eh? Con quella sgualdrina! Ti compatisco perché non sai quello che dici e perché sei vecchio. In questa casa non ci metterò più piede. Cosa fate, signora Amalia? Invecchio. Non ho più la testa a posto. Vedete che ragazzo in prima fila? Ma quale? Quello alto, lì, quello bruno. Ce ne sono parecchi bruni lì. Quello, aspettate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il settimo. Il settimo? Ebbene? Quello è mio figlio. Sono lieto di aver avuto proprio io, quale presidente del nostro comitato,
l'incarico di premiare i neocampioni d'Italia, vincitori nella bellissima gara di quest'oggi. Un altro premio. Eva Reni, la buona stella di tutti gli sportivi. Il suo sorriso porta fortuna. Ah, è per questo che noi abbiamo vinto. Non credo. Siete così abituati a passare da una vittoria all'altra a grande velocità. Allora domani ci farete l'onore di venire con noi a Tre Croci. Ma io non sono forte come voi e non so arrampicarmi sulle montagne. Mi accontento di guardarle dalla finestra dell'albergo. Male, molto male. Bisogna salire con le proprie gambe. E quando vi stancherete, vi porteremo così. Ah, dimenticavo. Masetto Tonelli. Tonelli? Ah, il campione d'Italia dei pesi medi. A quando l'incontro per il campionato d'Europa? Non so, non è ancora deciso. Oh, bisogna farci onore. Noi sportivi non dobbiamo perdere tempo. Giusto, andiamo a bere. Vale. A me piace la mo. Saresti un po' peso massimo. Un po' scontroso quel tuo Masetto. Sì, ma è tanto buono. Già, ma la gente è tanto cattiva. Tu sei conosciuta. Le voci corrono e arrivano dove non dovrebbero arrivare. Che vuoi dire? Ma, così. Eva, perché non pensi un poco più a te? Al tuo avvenire. Ti esponi troppo con questo ragazzo. E questo potrebbe nuocerti molto. Tu mi intendi? Se lo venissi a sapere... Non dirmi niente, Roberto. Non ricordarmi. Sono così felice. E il campione! Eva, sei pronta? Eccomi. Sono pronta. Oh. Tanti auguri, Eva. Grazie, Masetto. Mandare il sale, eh? Lo so che vieni per sapere qualche cosa di Masetto, ma io non ne so niente, niente! Anna. Non te andare. Scusa. Sono un bestione. Signor Roma, voi soffrite. Io? No. Il vento bianco di pianta neve, più la morte vena
finalmente. Sarà bello salire con le proprie gambe. Ma che stanchezza. Oh, non ne posso più. Masetto, che hai? Anche tu sei stanco. Sì, sono stanco di vederti in mezzo a tutta questa gente. E Roberto sembra che lo faccia apposta. Ogni giorno una presentazione. Eva, andiamo via. Partiamo. È appunto di questo che volevo parlarti. E devi essere ragionevole. Tu lo sai, mia zia è ammalata. Domani vado a Milano. Vengo con te? No, non è possibile, te l'ho già detto. Tu proseguirai per Roma. Io non ti lascio. Non togliermi la gioia di passare questi giorni con te. No, devo andarci sola. E perché? Per diverse ragioni. Io sono molto conosciuta a Milano. E se anche agissimo con la massima prudenza, si verrebbe sempre a sapere che io sono la tua amante. Hai ragione. Ecco, vedi. Lo capisci anche tu. Perché? Lasciami parlare, ti prego. Lo so, già si fanno troppe chiacchiere sul nostro conto, anche nel mio ambiente. Del resto, è necessario che io torni al mio lavoro. Non posso più vivere così. Ti voglio tanto bene, Eva. E non tollero più questa vita di sotterfugi, di bugie. Non voglio più nascondermi. E allora? Ho deciso di sposarti. Subito. Masetto. Oi, ragazzi, ancora così? Ma non avete fame? Veniamo subito. Masetto, vai a cambiarti. Eva, mi raccomando, Questa passeggiatina mi ha messo un certo appetito. Non dubitare, farò prestissimo. Avanti, su, parla. Ecco, ho ricevuto una lettera da Masetto. Cosa dice? Che adesso sta a Milano e vuole ritornare a lavorare. Che non ha più denaro. E mi chiede se posso prestargli qualcosa. Che verrà a Roma e dice che si vuol fare una posizione. Perché vuole sposarla. Dammi la lettera. Fammi vedere. Niente, niente, non una parola, non dico per me, ma per lei, per sua madre. Non un saluto per sua madre. Grazie Sandro, grazie tanto. Mi dispiace, non so se ho fatto male, ma credevo. No, anzi, hai fatto benissimo. Ciao Sandro. Buonanotte signor Romo. Che non ne posso più. È tutta la mia vita che è passata così. Prima per te mi sono invecchiata ad aspettarti mentre tu ti picchiavi per quella maledetta passione. E io qui, in casa, a curarti le ferite, a sorridere, a dire sempre di sì. Sempre di sì, ho detto nella mia vita. Speravo che sarebbe finita. No, signore, ma hai preso anche il bambino. Fin da piccino, sempre con te. Sempre con te. E adesso vuole sposare quella donnaccia. Non lo vedrò più. Questo no, Questo no. Devi riportarmela, capito? Tu non mi credi, Roberto. Sì, Eva, ti credo. Anzi, ho la piena convinzione che tu potevi essere una moglie affettuosa, una madre esemplare, felice di condurre un'esistenza anche modesta. Oggi, però, la tua vita è questa. Non ti illudere. Vi voglio tanto bene. Oggi che non hai ancora rinunciato a nulla. Ma tu non hai una sostanza veramente tua. E il giorno in cui diventassi la signora Tonelli, automaticamente la sorgente si seccherebbe. Roberto. Sì, lo so, ti sembrerò cattivo, ma non lo sono. Vedi, in questo momento, forse senza volerlo, io compio una buona azione anche per quel povero ragazzo. Sarebbe un disgraziato anche lui. Credo.
Se noi partiamo domattina alle ore 9, saremo a Milano alle ore 8 del pomeriggio, alle 21. Cavaliere, vi sono molto grato. Farvi fare questo viaggio. Oh. Ma ho pure andarci da solo. Con il mio carattere. Romoletto, ce le dico io due paroline a quella cortigiana. E poi ti dico la verità. Ti ho inteso dire tante volte Milano è popù. Milano è popù. E sono curioso di vederla questa città. Io che ho viaggiato tutta l'Italia centrale, laggiù non c'ero arrivato. Ho scritto a Sandro. Certamente porterà la lettera a mio padre. Immagina che scena. Ti credono, una donna pericolosa, ma quando ti conosceranno, sono persone tanto semplici. Mio padre è un po' rude, ma in fondo fa tutto quello che voglio io. Masetto, non fare tanti progetti. Non è possibile che io ti sposi. Eva, tu scherzi? No, non scherzo. Sarebbe molto bello, ma non è possibile. Ti voglio bene, Masetto. Tu non puoi immaginare quanto io ti sia grata. Ma oramai è troppo tardi. Io non potrei mai abituarmi ad una vita semplice e modesta. Ma io ti amo. Siamo di due classi troppo diverse. Io qui a Milano ho una persona ricca che mi dà tutto quello che desidero. E la zia Luisa? Ho mentito. Fra pochi giorni lui sarà qui. È meglio che tu parta. Io poi verrò a Roma. E se tu credi, potremo continuare così. Aveva ragione mio padre, sei una Masetto! Mi fai pena. Siete già tornato da Londra? Sì, ho ricevuto il telegramma, grazie. No, questa sera no, ve ne prego. Sto male ed ho bisogno di riposo. No, non sono cattiva. Sì, domani, verso le 4. Sì. Vi attendo. Masetto. Oh, Radesio. Qui a Milano? Sì. Ho un incontro dopodomani, non lo sai? Ma già tu non ti interessi più di sport, eh? Nel nostro ambiente si parla molto di te. Fai male. Torna a Roma e preparati. Tu puoi fare carriera, te lo dico io. Vorrei tornare, ma ho scritto a Sandro che mi mandi un po' di denaro. Te lo do io. Poi a Roma me lo restituirai. No, grazie. E che non ci incontriamo più? Sul ring, magari no. Ma al caffè, 200 ti bastano? Così puoi tornare questa sera. Sì, nel terzo cassetto, in fondo. È una maglia nera pesante. A Milano fa freddo. Ecco. Grazie. Che ore sono? Le 8:30. È tardi, bisogna far presto. Se permettete la porto io. Vorrei salutare il signor Romolo. E raccomandargli di essere calmo con Masetto. Masetto, tu qui. Sono arrivata da Milano, in questo momento. E adesso come si fa? Io ho fatto la valigia, ho comprato il biglietto, seconda classe, andata e ritorno.
E Sandro, ha parlato con papà? Sì, e per questo si partiva per Milano. Tuo padre voleva dire quattro paroline a quella... No, cavaliere, è tutto finito. È inutile parlarle. E non se ne parli più. A Miami, Milano ci vado lo stesso. Seconda classe, andate e ritorno. Sono un po' rovinati questi sigari. Già. Romolo, tutto è finito bene, Masetto ha liquidato. Eccolo qua. Ma io parto lo stesso. Manderò una cartolina da Milano e contorni. E quando mi faccio una girata intorno al Duomo e poi rimpatrio. Buon viaggio. È tornato il figlio al prologo. Sotto, questo è il momento buono, non perdere tempo. Buon viaggio, se no io perdi il treno. Masetto, vai. Papà ti aspetta. Mettetemeli in una busta, se no si rovinano. Mettetemeli in una busta, se no si rovinano. Papà, volevo dirti... Che cosa? Che domani ricominciamo a fare a pugni. Thank you.